Piccolo video confronto fra due dispositivi di casa Samsung, sulla sinistra il Samsung A34, sulla destra il Samsung S23 Ultra. Sono due dispositivi che appartengono ovviamente a due fasce di prezzo differenti, ma che hanno comunque molti punti in comune. Partiamo innanzitutto ad analizzare le differenze fra i due prodotti. Parliamo quindi di un prodotto di fascia medio, dalle caratteristiche comunque molto interessanti, ovvero il Samsung A34, e parliamo invece del top di gamma del 2023, ovvero l'S23. Le confezioni di vendita sono leggermente differenti perché, nonostante le dimensioni sono le stesse, quindi è piuttosto basse, l'A34, come la serie A, presenta questa scatola bianca, nera invece per l'S23 Ultra. Al loro interno invece la dotazione è praticamente identica. Troviamo per entrambi il telefono, il cavo dati, ovviamente lo spillino per rimuovere il carrellino delle SIM e la manualistica. Non troviamo in tutti e due i prodotti né la cover di protezione, né le cuffie e né tantomeno il caricatore da muro. L'A34 supporta la ricarica rapida a 25 watt, l'S23 Ultra supporta la ricarica rapida fino a 45 watt. Dopo aver analizzato questa prima differenza, analizziamo la seconda, che è il prezzo. Lanciato a 399 euro l'A34 nella versione 128 8 GB di memoria interna, 6 GB di memoria interna, oppure 469 per la versione da 256 GB, mentre l'S23 Ultra, lanciato a febbraio, mentre l'A34 a marzo, prezzo d'uscita nella versione 8 256 1479, nella versione che ho io 12 512 GB 1609. Con le varie promozioni, cashback eccetera, l'S23 Ultra comunque poteva essere acquistato a poco più di 800 euro. Attualmente l'S23 Ultra costa sulle 1000 euro su Amazon, mentre l'A34 nella versione base lo si può trovare intorno ai 280 euro. Ovviamente parlo 1000 euro per la versione da 512 giga, che non è comunque la versione più elevata, perché la versione più elevata è quella da 1 terabyte, 12 giga di memoria interna, che costava come prezzo d'uscita 1899 euro. Entrambi presenti con Android 13, sono stati lanciati con Android 13, piccola differenza anche per quanto riguarda la versione del software. Andando sulle informazioni del telefono, vediamo in pratica che hanno tutte e due la versione della One UI, la 5.1, ma in particolare l'S23 Ultra è aggiornato con le patch di sicurezza di luglio, l'A34 con quelle di giugno. Solitamente nell'S23, come tutta la categoria S, quindi S23, S23 Plus, ma così come anche l'S22 e l'S21, le patch di sicurezza arrivano mensilmente, mentre invece nell'A34 ogni 2 o 3 mesi. Però tutte e due avranno lo stesso supporto: 4 anni di major update e 5 anni di patch di sicurezza per entrambi i dispositivi. Per quanto riguarda in pratica le dimensioni, sono ovviamente differenti e sono a favore dell'A34 per chi cerca un prodotto più compatto. Parliamo infatti di una altezza di 161,3 x 78,1 per uno spessore di 8,2 mm, nella parte più spessa in corrispondenza delle fotocamere sul retro, che sporgono leggermente, il prodotto traballa ma non di tanto, e il peso di 199 grammi. Mentre invece abbiamo in particolare, per quanto riguarda l'S23 Ultra, abbiamo ovviamente delle dimensioni maggiori, perché parliamo di un'altezza di 163,4, quindi è più alto e anche più largo, perché abbiamo 78,1 contro i 78,1, quindi diciamo che la larghezza è la stessa, 78,1 per entrambi, anche se poi messi a confronto sembra quasi che la larghezza sia a favore dell'S23 Ultra, ma controllandoli bene invece ci rendiamo conto che la larghezza è la medesima, mentre invece lo spessore per quanto riguarda l'S23 Ultra è di 8,9 mm, che è leggermente più spesso in corrispondenza sempre delle fotocamere, che come vediamo sporgono di più nell'S23 Ultra
rispetto alla 34 e quindi quando poggiato su di un ripiato, come vediamo, tende a traballare di più rispetto alla 34, quindi è necessaria una cover su entrambi per evitare questo traballamento durante la scrittura, ma maggiormente nel Samsung S23 Ultra. Il peso dell'S23 Ultra è superiore a 233 grammi, aumentato anche rispetto all'S22 Ultra. Differenza tra i due prodotti anche a livello hardware, perché parliamo per la 34 di un processore di fascia media, il MediaTek 1080, che è stato utilizzato anche nel Redmi Note 12 Pro e nel Realme 10 Pro. È un octa-core con due corde 2,6 GHz a 78, una GPU Mali G78 MP4. Risponde all'S23 Ultra finalmente con un processore Qualcomm e non Exynos, ovvero con lo Snapdragon 8 generazione 2, che è stato in un certo modo coadiuvato dalla stessa Samsung, che l'ha overclockato il processore. Abbiamo quindi in pratica una tecnologia a 6 nanometri per quanto riguarda la 34 e a 4 nanometri per quanto riguarda l'S23 Ultra, che risponde con una GPU che è l'Adreno 740. La frequenza più alta nell'S23 è caratterizzata da un core non da 3 giga ma da 3,36 GHz, proprio perché è stato overclockato da Samsung. In più abbiamo una RAM di 6 o 8 giga LPDDR4 per il Samsung A34, per l'S23 Ultra 8 nella versione base o 12 GB LPDDR LPDDR5X, che è molto più veloce e molto più rapida, ed è quad canale a 8 punto, a 8.533 MHz. La memoria interna può essere da 128 a 256 per la 34, invece parte da una base di 256 GB per poi passare a 512 o 1 TB UFS 2.2 per la 34, UFS 4.0, quindi molto più elevata per l'S23 Ultra. Parlando infatti di benchmark, sono ovviamente a favore del Samsung S23 Ultra, proprio perché è un processore top di gamma contro un processore di fascia media. Vediamo come le differenze sono sostanziali nei vari test di benchmark. In pratica anche nel test di PCMark c'è un risultato più netto a favore dell'S23 Ultra, come nel test di 3DMark, come nel test delle memorie interne, dove si arriva ad un gigabyte al secondo per quanto riguarda la memoria in lettura e scrittura 825 contro i 90 e i 658 della 34. In più, anche in questo caso, vediamo come il test della memoria in lettura arriva a 787 la 34, 2061 MB al secondo, l'S23 in scrittura 123 contro i 1710, quindi netto vantaggio a favore dell'S23. S23 che comunque si comporta bene anche per quanto riguarda il test della connessione Wi-Fi, poiché diciamo più o meno raggiungono sempre gli stessi valori. Ora, leggermente qui i valori della 34 sono più elevati, ma sono stati calcolati in un arco di tempo differente. Quello che ho notato è che comunque in download la 34 ha dei picchi leggermente più basse rispetto all'S23 Ultra, mentre in upload la 34 è sempre più basso rispetto all'S23 Ultra, mentre nel test del GPS netto vantaggio del S23 Ultra, 45 satelliti su 63 agganciati, su 63 visti, 16 satelliti agganciati su 27 per la 34, quindi il GPS è molto migliore anche per quanto riguarda il fix dei satelliti, la rapidità nel S23 rispetto alla 34. Nel test sempre delle memorie, per far capire come siano molto più veloci le memorie dell'S23 Ultra, in lettura 3.359 MB al secondo contro gli 886, in scrittura 2.483 contro i 490, quindi c'è un netto vantaggio dell'S23 sulla 34. E anche ripetendo i vari test ho sempre notato questa differenza. Nel throttling test invece ho notato in pratica che
Ovviamente dopo 15 solo minuti l'S23 Ultra, avendo un processore più energivoro, va in throttling test anche in maniera molto evidente, mentre nel test effettuato con l'A34 dopo 60 minuti ha avuto solamente un piccolo picco di calo delle performance, segno quindi che il processore dell'A34 è un processore di fascia media che funziona bene, che è stato, diciamo, ben ottimizzato dalla Samsung e riesce a mantenere le performance per molto tempo anche con dei buoni livelli. Mentre nel test della scheda, in particolare, l'A34 non ha mai raggiunto i valori effettuati con l'S23 Ultra, sia in 4G Plus che in 5G non è mai risultato, diciamo, allo stesso livello, quindi è risultato sempre inferiore come qualità. Mentre per quanto riguarda in pratica il test della connessione, quindi della scheda SIM, utilizzando una stessa in pratica SIM, in particolare si arriva a 50 ASU l'S23 Ultra contro 41 ASU per entrambi schede Vodafone per la 34, segno quindi che è migliorato notevolmente anche la ricezione dell'S23 Ultra rispetto all'S22 Ultra e compete con la 34. Se la 34 comunque risultava migliore rispetto all'S22 Ultra, nel caso dell'S23 Ultra è migliore la ricezione in questo caso. Continuando a livello di grandezza, ovviamente l'S23 Ultra è più grande, più difficile da tenere a mano anche perché è più pesante, quindi l'utilizzo ad una mano ovviamente è a favore della 34, che si tiene bene grazie anche a questa stondatura lungo i bordi. Diciamo inoltre che i materiali sono differenti perché nella parte sul retro per la 34 contro vetro nell'S23 Ultra. In più abbiamo un frame che è in plastica mentre in alluminio armor per l'S23 Ultra e quindi a livello di materiale ovviamente, e questo ne caratterizzano anche una maggiore leggerezza rispetto all'S23, sono a favore della 34. Ovviamente se cade la 34 non si frantuma a differenza dell'S23 essendo in vetro, ma si graffa più facilmente la 34 rispetto all'S23 essendo realizzato in plastica. Per quanto riguarda invece il lato destro, entrambi hanno il bilanciere del volume e il tasso di accensione. In particolare meglio realizzati sull'S23 Ultra, dove non traballano affatto rispetto alla 34. Nella parte in alto abbiamo il secondo microfono per la soppressione dei rumori per entrambi, in più abbiamo il carrellino della doppia nano SIM, una nano SIM e l'espansione della memoria per la 34. Sul lato sinistro non abbiamo niente per entrambi. In basso invece che cosa abbiamo? Abbiamo una differenza netta perché abbiamo la porta USB Type-C 2.0 senza uscita video, 3.2 per l'S23 con uscita video, due microfoni per entrambi, di cui uno per la soppressione dei rumori, e abbiamo il carrellino della SIM, due nano SIM o una eSIM e una nano SIM, non c'è l'espansione della memoria per l'S23 Ultra, più abbiamo spostate di lato, dal lato opposto, le casse dell'altoparlante, entrambi sono con audio stereo, e in più abbiamo nell'S23 Ultra una prerogativa della serie S23, della serie S Ultra, che è il pennino che a partire dall'S22 è stato incorporato all'interno del telefono stesso e che ovviamente manca nella 34. Nella parte anteriore abbiamo una fotocamera pinch hole per quanto riguarda l'S23 Ultra, mentre invece abbiamo una fotocamera di vecchio stile per quanto riguarda la 34, in quanto nella 34 abbiamo una fotocamera a goccia. Oltre a questo, abbiamo anche una certificazione di protezione IP68 nell'S23 Ultra, IP67, quindi una minore protezione contro polvere e acqua per la 34, il Bluetooth 5.3 per entrambi, NFC, GPS, Galileo, GLONASS per entrambi. Certificazione di DRM WildWire L1 supportata su entrambi, API Control Camera 2 limitata nella 34, non limitata nell'S23 Ultra, che gode anche dell'applicazione Expert RAW, che manca invece nella 34 per ottenere una minore compressione negli scatti delle foto, in maniera tale da poter poi intervenire successivamente con dei programmi specifici e migliorare notevolmente la qualità delle stesse. Il Wi-Fi è di tipo 5
è di tipo 5 nella 34 e 6e nell'S23 Ultra, e quindi abbiamo una velocità molto più elevata supportabile per l'S23 Ultra, che arriva a velocità particolari. Parliamo anche di 1754 megabyte al secondo in trasmissione, e in ricezione 1504 contro valori che arrivano a 630 megabyte al secondo in trasmissione e 800 in ricezione per la 34, quindi molto più elevato il wifi dell'S23 Ultra. Anche la qualità delle telefonate è risultata migliore nell'S23 Ultra, sia per quanto riguarda il suono catturato, o meglio, sia per quanto riguarda la qualità di come ci sente il nostro interlocutore, sia di come sentiamo noi il nostro interlocutore. E quindi, in definitiva, la qualità nell'S23 Ultra è quasi paragonabile a quella di un fisso, mentre è leggermente minore nella 34. La soppressione di rumori poi funziona meglio nell'S23 Ultra. Inoltre, abbiamo una batteria per entrambi da 5000 mAh, ma in particolare funziona meglio nell'A34, perché come autonomia generale si parla di ben 14 ore per l'A34, 14 ore e 13 minuti contro 14 ore e 11 minuti per l'S23 Ultra. In particolare, il processore è Qualcomm Snapdragon 8 generazione 2, è migliorato notevolmente a livello di performance, ma anche a livello di risparmio energetico e di autonomia, tanto che l'S23 Ultra riesce quasi a competere con la 34 a livello di autonomia, e sotto alcuni frangenti anche migliori, perché a livello di chiamate in 3G si riescono ad effettuare ben 31 ore con l'S23 Ultra, o meglio 37 ore con l'S23 Ultra, mentre 31 ore con la 34. 39 ore, volevo dire, per l'S23 Ultra contro i 31 ore in 3G della 34. Navigazione web si va dalle 18 alle 21 ore con l'S23, 19 ore invece per la 34, e in video playback dalle 23 alle 26 ore contro invece le 22 ore della 34. Quindi, in definitiva, un'ottima autonomia per entrambi, ma migliore per l'S23 Ultra. Anche per quanto riguarda la ricarica supportata massima a 45 watt con l'S23 Ultra, mentre è 25 watt per l'A34, quindi i tempi di ricarica sono di un'ora e mezza per arrivare al 100% con il caricatore da 25 watt, mentre invece occorrono in particolare all'incirca meno di 60 minuti per arrivare da 0 a 100, solitamente 58-59 minuti, e con il caricatore da 25 watt si raggiungono comunque questi tempi, mentre 56-58 minuti con il caricatore da 54, da 45 watt. Per arrivare a 30 minuti, per arrivare dopo 30 minuti con il caricatore da 25 watt si raggiungono 56%, 68% dopo 30 minuti con il caricatore da 45 watt, che riesce quindi a ottimizzare ancora di più la ricarica rapida nell'S23 Ultra, mentre non si può parlare di una vera e propria ricarica rapida per la 34, visto che si carica in circa un'ora e mezza. Per quanto riguarda le temperature, sono leggermente più alte quelle registrate nell'S23 Ultra, anche perché il processore è più energivoro e più potente rispetto a quelle della 34. Per quanto riguarda l'audio, è forte ed estero su entrambi, ben 91,8 dB per la 34 e 90,4 dB per la 34 per quanto riguarda le suonerie, e 91 dB per quanto riguarda l'S23 Ultra. Analizziamo ora una chiamata. O meglio, analizziamo ora il suono su YouTube per vedere la differenza tra i due prodotti. Diciamo che per quanto riguarda le chiamate in viva voce, l'S23 Ultra è leggermente migliore come qualità del suono e anche come volume rispetto alla 34. Partiamo con la 34, alziamo il volume al massimo. E ora facciamo la stessa cosa per l'S23 Ultra. E
pratica il volume massimo sembra leggermente lo stesso, forse leggermente più alto quello dell'S23 Ultra, mentre la qualità stereo è di più nell'S23 Ultra, che dà questo effetto più stereo, quindi con dei bassi maggiori rispetto alla 34, che invece ha degli alti più elevati rispetto all'S23 Ultra. Differenza anche per quanto riguarda il display, perché abbiamo un 6,6 pollici per la 34 Full HD Plus da 1080x2340 pixel in formato 19,5 noni, con refresh rate a 120 Hz Super AMOLED, può essere o a 60 Hz o a 120 Hz, non è di tipo adattivo. E in pratica ha delle cornici abbastanza simmetriche, non sono ridotte, ma sono abbastanza vistose, così come è la fascia media. Una luminosità media che è di 476 nits, che arriva a 1000 nits in maniera automatica e sotto la luce diretta del sole. La gamma dinamica è buona, tende leggermente forse al bluastro, manca il supporto all'HDR ed è protetto da Gorilla Glass 5. La luminosità minima è pari a 1,66 nits e la distribuzione della luminosità è buona ed è pari al 98%. L'S23 Ultra invece è uno schermo da 6,8 pollici, WQHD Plus 1440x3088 pixel, 501 pixel, Dynamic AMOLED 2X a 24 bit come profondità dei colori, da 20 noni il formato, 120 Hz adattivo, quindi si può impostare o il refresh basso a 60 Hz o un refresh di tipo adattivo che arriva a seconda dei casi, è un LPTO di seconda generazione, quindi dovrebbe variare dai 10 ai 120, ma solitamente non l'ho mai visto sotto i 30 Hz. In più ha un touch sampling identico ai 240 Hz per entrambi, OLED LTPO 2.0, leggermente curvo mentre è flat per la 34, supporta l'HDR 10 Plus. Luminosità massima registrata 1200 candela metro quadro, quindi 1200 nits, che arriva a 1750 nits come picco massimo di luminosità sotto la luce diretta del sole con la luce adattiva attivata. In più, questa luminosità massima è stata implementata di 3 livelli, andando a migliorare la leggibilità sotto la luce diretta del sole. Si vedono entrambi bene sotto la luce diretta del sole, ma l'S23 Ultra spara un contrasto dei colori tali da poter vedersi in maniera perfetta sotto la luce diretta del sole ed è anche leggermente migliore rispetto al suo predecessore, ovvero l'S22 Ultra. In più abbiamo il supporto all'HDR 10 Plus, quindi una migliore capacità rispetto alla 34, che comunque risponde con un ottimo Super AMOLED. In più abbiamo che è protetto da vetro Gorilla Glass Victus di seconda generazione, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore all'S23 Ultra. Come vediamo, la luminosità è abbastanza simile, ma la luminosità è maggiore anche a livello dei bianchi. Vediamo, il bianco è molto più bianco nell'S23 Ultra rispetto alla 34, il nero è più profondo nell'S23 Ultra. Quindi a livello di luminosità sono entrambi buone, ma è comunque migliore nell'S23 Ultra. Anche per quanto riguarda la riproduzione delle foto, si nota, diciamo, una migliore qualità nell'S23 Ultra rispetto alla 34, per come vengono rappresentate e identificate, diciamo, le varie immagini. Mi piace molto lo schermo adottato nell'S23 Ultra, pur se quello della 34 è uno schermo di tutto rispetto. Mentre per le fotocamere abbiamo ovviamente una migliore disposizione delle fotocamere per l'S23 Ultra rispetto alla 34, poiché abbiamo in pratica una fotocamera principale da 200 megapixel f1.7 wide con stabilizzazione ottica delle immagini, pixel da 0.6 micron con sensore ISOCELL da 85 gradi, più laser autofocus, più tetra 2 pixel RGB Bayer Pattern, capace di raggruppare 6 pixel in 1, 16 pixel in 1, riesce a scattare foto di default da 12 megapixel, li raggruppa poi per 16 volte per ottenere lo scatto da 200 megapixel, è possibile ottenere anche degli scatti a 50 megapixel anche in RAW. Inoltre abbiamo poi diciamo abbiamo anche un super autofocus Super QHD, mentre invece abbiamo una fotocamera
principale da 48 megapixel Sony MX582 f1.8 con autofocus, stabilizzazione ottica e zoom digitale 10x per la 34. Risponde poi una seconda fotocamera da 12 megapixel ultra wide 1.4 micron f2.2 da 120 gradi con autofocus dual pixel, super stabilizzazione del video. Contro invece abbiamo una fotocamera da 8 megapixel ultra wide da 1.12 micron f2.2 123 gradi, al pari i gradi anche dell'S3 Ultra. In più abbiamo una macro da 5 megapixel per la 34, abbiamo due fotocamere, una di 10 megapixel periscopica f4.9 con sensore da 1.12 micron e dual pixel DAF OIS. E un'altra, sempre Sony MX754 da 10 megapixel, telefoto f2.4 da 70 mm con sensore da 1.12 micron e stabilizzazione ottica e zoom non 10x ma 3x. Quindi a livello di fotocamere sicuramente migliore sotto tutti gli aspetti l'S23 Ultra rispetto alla 34. Mentre invece la fotocamera anteriore della 34 è una 13 megapixel, Sony IMX258 da 1.12 micron nel sensore di una f2.2 con messa a fuoco fissa, mentre la fotocamera principale, o meglio anteriore, dell'S23 Ultra è una 12 megapixel di fabbricazione Samsung S5K3LU f2.2 con sensore da 1.12 micron, corrispondente ad una 25 mm e con un angolo di visione di 80 gradi e con autofocus a rilevamento di fase. Tutte e due sono capaci di registrare video in 4K ma a 60 fps con la fotocamera anteriore l'S23 e a 30 fps la 34. Analizziamo ora una serie di foto con entrambi i dispositivi. Partiamo con una foto scattata con diciamo il col metodo del punta e scatta su entrambi i dispositivi. Si nota come l'HDR automatico su entrambi abbia funzionato meglio nell'S23 Ultra, che racchiude anche più dettagli rispetto alla 34, soprattutto in corrispondenza dei bordi, è più dettagliato ed effettuando uno zoom su entrambi si nota anche qui una migliore qualità dell'S23. Anche la foto però della 34 è una foto comunque di buona qualità, mi sono meravigliato, ma a livello di dettagli sicuramente migliore l'S23, che non ha avuto questo problema che si è presentato in questa parte che risulta nella 34 un po' sfocata rispetto al resto. Effettuando poi la foto con lo zoom con la ultra grandangolare, anche nella foto con l'ultra grandangolare l'S23 Ultra, che grandangola leggermente meglio rispetto alla 34, ottiene uno scatto migliore che si nota proprio effettuando uno zoom, la qualità risulta migliore. Poi, per quanto riguarda la foto con zoom 2x, anche qui netta qualità migliore dell'S23 rispetto alla 34, anche per quanto riguarda la gamma cromatica e non solo, e con zoom a 10x vediamo la differenza sostanziale che si evince fra i due dispositivi. Nella 34 si arriva ad uno zoom digitale 10x, lo zoom invece 10x di tipo ottico, e la differenza è questa: nettamente più dettagliata, nitida la foto dell'S23 rispetto a quella della 34. Effettuando sempre una foto grandangolare, anche qui con la foto grandangolare l'HDR ha funzionato meglio nell'S23, che è grandangolo anche di più ed è qualitativamente migliore. Migliore anche la foto macro, nonostante la 34 ha una fotocamera dedicata da 5 megapixel per le foto macro, questa è la differenza sostanziale fra le due foto, una qualità nettamente migliore per l'S23. Foto invece scattate in condizioni gravose, quindi con luce del sole opposta. Ovviamente in tutti e due i casi si è avuto un problema di sfocatura e di bruciatura, ma anche qui l'S23 ha scattato comunque in qualità migliore rispetto alla 34. Anche qui foto scattata in modalità
selfie con la fotocamera anteriore, qualità migliore nell'S23 anche per quanto riguarda i dettagli. Nonostante questo, anche l'E34 comunque fa degli ottimi scatti con la fotocamera anteriore. All'interno, sempre foto selfie, anche qui si nota una migliore qualità della foto dell'S23 Ultra, sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore, che è di qualità migliore rispetto a quella della 34. Si nota qui dove in particolare si notano maggiori dettagli catturati nell'S23 rispetto alla 34, dove comunque la foto anche all'interno è risultata di buona qualità. Foto scattate invece, foto poi scattata in modalità con poca luce catturata, vediamo che in pratica con poca luce catturata, stranamente con poca luce catturata sembra quasi che la 34 riesce in pratica a catturare più luce rispetto alla fotocamera dell'S23 Ultra. Parliamo di una fotocamera principale, una F1.8 per la 34, e di una fotocamera principale F1.7, quindi in teoria doveva catturare più luce. La qualità ovviamente anche in poca luce catturata è migliore nell'S23, però in dettaglio riesce comunque, come vediamo qui, a catturare più luce quella della 34. In modalità invece notte, invece l'S23 Ultra è risultato migliore, perché in pratica con la modalità notte attiva in tutti e due i casi vediamo come in particolare l'S23 Ultra riesce comunque con la modalità notte attiva a catturare molta più luce rispetto alla 34, ma soprattutto ad essere più dettagliata rispetto alla 34, con una maggiore nitidezza e una minore pastosità e rumorosità. Mentre per quanto riguarda foto scattata con il flash c'è una netta differenza. Il flash dell'S23 Ultra è un super flash, spara veramente una quantità di luce enorme, ma ho notato una cosa particolare, che con il flash attivo la 34 riesce a catturare una gamma cromatica più fedele dell'immagine rispetto a quella dell'S23, proprio perché l'S23 ha questo flash molto sparato, non è bruciata l'immagine, però è molto luminosa. Mentre invece quella della 34 sembra effettivamente così, cioè all'occhio il colore di questo mobile è di questo marrone e non di questo che in pratica è in parte oscurato dalla luminosità, mentre del flash, mentre se andiamo ad analizzare invece i dettagli catturati sono migliori sicuramente con la foto scattata dell'S23 con flash attivo rispetto a quella della 34. Altra foto che evidenzia proprio questa differenza di luminosità catturata. La 34 riesce a catturare in maniera particolare, in condizioni di luce scarsa, una quantità di luce maggiore rispetto all'S23 Ultra. Questo è il risultato, con le stesse, le medesime, diciamo, la stessa medesima luminosità, questo è quello che riesce a catturare la 34 rispetto all'S23. Poi se andiamo ad analizzare nel dettaglio, l'S23 riesce a contrastare meglio la foto, ha meno rumore digitale. Vediamo qui che le parti della finestra qui è molto pastosa, qui invece è più dettagliata, però in definitiva la luce catturata nella 34 è risultata maggiore rispetto a quella dell'S23. Con la modalità notte attiva, in particolare anche in questo caso la 34 ha catturato più luce rispetto a quella dell'S23, ma la foto nel complesso è molto più dettagliata, molto più nitida e con un contrasto migliore nell'S23 rispetto alla 34, nonostante la quantità di luce catturata fosse minore. Andiamo ad analizzare infine il software. Abbiamo su tutti e due Android 13 con la One UI 5.1, analizzando in particolare i toggle rapidi. Praticamente abbiamo le stesse funzioni su tutti e due i dispositivi, non ho notato, diciamo, grandi differenze anche a livello di impostazioni, perché in pratica il menu è lo stesso, quindi se andiamo nelle connessioni, come vediamo, troviamo in più
la banda ultralarga che viene utilizzata anche per poter individuare la posizione dei dispositivi nelle vicinanze che manca nella 34, andando in Wi-Fi abbiamo in pratica in impostazioni avanzate lo stesso menu e abbiamo anche l'intelligent Wi-Fi su entrambi con qualche voce in più nell'S23 rispetto alla 34, perché abbiamo in pratica la priorità ai dati in tempo reale che manca nella 34, la modalità di risparmio energetico Wi-Fi che invece manca nel 34. Poi qui abbiamo le stesse modalità, quindi le stesse voci per entrambi per quanto riguarda la gestione delle SIM. L'utilizzo dei dati è praticamente identico con le stesse voci, il router Wi-Fi tethering è le stesse voci, in altre impostazioni di rete abbiamo le medesime voci. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo anche in dispositivi connessi, abbiamo, come vediamo, le stesse voci, quick share, commutazione BAD, chiamata a testo su altri dispositivi che può essere effettuata su entrambi i dispositivi, come continuare a utilizzare l'applicazione su altri dispositivi che è presente sugli stessi, collegamento a Windows e controllo multiplo. Manca nella 34 il Samsung DeX di, tramite connessione Wi-Fi, che invece è presente nell'S23 Ultra. C'è lo Smart View su entrambi o tramite cavetto, Smart Things e Android Auto su entrambi. Poi sono presenti le modalità e le runtime sugli stessi dispositivi, quindi anche qui non noto nel software differenze. Così come in suoni e vibrazioni abbiamo in pratica le stesse voci, come anche qualità audio ed effetti con il Dolby Atmos e Dolby Atmos per i giochi. In più c'è l'UHQ Upscaler, che invece manca nella 34, che invece troviamo nell'S23 Ultra, mentre il Separa Audio dalle applicazioni è presente su entrambi. Poi se andiamo in notifiche, abbiamo le notifiche delle applicazioni, schermata di blocco, pop-up di notifica, non disturbare, impostazioni avanzate, che sono praticamente con le stesse voci su entrambi. In schermo abbiamo la modalità giorno e notte, la luminosità adattiva, in più è presente anche la luminosità extra nell'S23 Ultra, che può essere utile quando abbiamo il telefono sotto la luce diretta del sole e vogliamo un boost di luminosità in più. Abbiamo l'uniformità di movimento, che è di tipo standard su entrambi, alta, quindi a 120 Hz fissa sulla 34, adattiva, quindi varia a seconda delle condizioni sulla 34 e sull'S23 di tipo adattiva. Poi abbiamo la modalità schermo vivida e naturale su entrambi, con dei colori però migliori sull'S23, che ha anche una possibilità di variare lo schermo da WWHD in Full HD fino a HD+, cosa che manca nella 34. Sono presenti i pannelli Tech Edge su entrambi e in pratica abbiamo lo stesso e identico menu sugli stessi, come presente la barra di navigazione su entrambi con le stesse voci, la protezione dei tocchi involontari e la sensibilità del tocco, presente anche nella 34, prima era una prerogativa soprattutto la protezione dei tocchi involontari, ma soprattutto la sensibilità al tocco era una prerogativa dei dispositivi top, invece ora, come vediamo, è stata aggiunta anche nella 34 e quindi nella fascia media. In sfondo e stile abbiamo le stesse e medesime caratteristiche, così come i temi, e nella schermata home abbiamo in pratica anche qui le stesse voci. In schermata di blocco abbiamo anche qui le stesse possibilità. In sicurezza e privacy abbiamo anche qui il Samsung Pax, l'area personale del Wi-Fi protetto su entrambi, oltre che il private share su entrambi. In posizione abbiamo le stesse voci, in sicurezza ed emergenza abbiamo le stesse voci, in account e backup abbiamo le stesse voci,
in Google le stesse, nelle funzioni avanzate, ovviamente qui ci sono delle funzioni specifiche per la S Pen che mancano nella 34, ma se andiamo in Labs abbiamo, come vediamo, le stesse voci, abbiamo la modalità con una mano su entrambi, in movimenti e gesti abbiamo le stesse modalità di movimento, in registrazione schermo abbiamo le stesse voci, in più in tasto laterale abbiamo le stesse voci. Modalità con la mano entrambi su entrambi, sono presenti suggerimenti smart sull'S23 che mancano nella 34, è presente anche la rotazione dello schermo e schermata, no, è presente nell'S23 anche i mostra contatti che sono presenti anche nella 34, così come le effetti videochiamate, il game launcher e il doppio account che sono presenti su entrambi, mentre nell'S23 è possibile impostare la luminosità del video in normale o luminoso per alcune app come YouTube che manca nella 34. Poi abbiamo sempre in funzioni avanzate il doppio account che è presente su entrambi. Nel benessere digitale abbiamo le stesse voci, in assistenza dispositivo abbiamo, come vediamo, le stesse voci anche con ottimizzazione automatica, la diagnostica, la modalità manutenzione, oltre che qui abbiamo anche qui la cronologia e l'attiva protezione dispositivo che troviamo su entrambi i dispositivi. Poi in applicazioni abbiamo le stesse modalità e le stesse voci, in gestione generale abbiamo anche qui in pratica le stesse voci, in accessibilità abbiamo anche qui praticamente le stesse impostazioni, e nella 34 abbiamo anche l'assistenza da remoto che in questo caso manca, ma è possibile attivarla anche sull'S23 Ultra. E quindi in definitiva a livello software non c'è una grande differenza fra i due dispositivi. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che l'S23 Ultra è sicuramente un telefono che ha un'ottima autonomia, un'ottima ricezione, scatta delle foto e registra dei video pazzeschi. La 34 è un telefono di fascia media di ottima qualità, che ovviamente diciamo è minore la qualità delle foto, la qualità delle chiamate, dell'audio rispetto all'S23, ma si comporta veramente molto bene ed è anche abbastanza fluido, non magari alla pari dell'S23 Ultra, ma comunque, come vediamo, non c'è una grande differenza netta anche nell'apertura in pratica delle app. Sì, è più rapido l'S23 Ultra, ma ci sta anche grazie alla memoria RAM e al processore di cui è inserito lo stesso. Per quanto riguarda i giochi, su entrambi i telefoni funzionano tutti i giochi alla massima risoluzione, ovviamente utilizzando dei giochi molto pesanti e con la massima risoluzione, l'S23 Ultra con la sua GPU più performante funziona sicuramente meglio. La 34 a livello estetico mi piace nella parte posteriore, un po' meno nella parte anteriore per quanto riguarda la fotocamera selfie che utilizza una tecnologia abbastanza antica. Mi piace l'S23 Ultra invece perché offre a livello business tutto ciò che una persona può desiderare, perché oltre ad essere un telefono perfetto per ogni aspetto, ha in più l'utilizzo del pennino che mi consente in taluni casi di prendere appunti, scrivere oppure mettere una firma su un documento PDF o su un documento Word, in quei casi in cui in particolare non ho il computer dietro, non ho il tablet dietro e quindi in quel caso posso direttamente stampare, mandare, scrivere la firma e poi mandarla via email alla persona a livello lavorativo, tutte diciamo delle prerogative che mancano nella 34 e che sono presenti nell'S23 Ultra. Quindi la 34 sicuramente sarà indirizzata diciamo, ad un pubblico più giovane, mentre l'S23 Ultra lo trovo più adatto ad una persona adulta, ad una persona che cerca un dispositivo completo a livello lavorativo, e soprattutto a quelle persone che sono disposte a consumare e a spendere molti più soldi. Ciò nonostante, la 34 comunque è un ottimo dispositivo da prendere sicuramente in considerazione.